Buongiorno, sono le 12 ed è il momento dell'informazione su TV 2000. Vediamo subito i titoli. Paura nella notte in Sicilia, scossa di magnitudo 4.8 alle 2.34 con epicentro nel comune catanese di Santa Maria di Licodia. Qualche piccolo crollo, feriti lievi ma nessuna vittima. La politica, l'Europa boccia la manovra finanziaria del governo giallo-verde. In una lettera inviata al ministro dell'economia esprime seria preoccupazione per il deficit. Di Maio reagisce: non arretriamo e non abbiamo un piano B. Seggi aperti in Romania per il referendum costituzionale che ha l'obiettivo di definire la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna e non più genericamente una libera unione fra coniugi. E dunque in apertura il terremoto che questa notte ha fatto tremare tutta la Sicilia orientale, scossa di magnitudo 4.8 nel catanese, percepita anche nelle province di Siracusa, Enna ed Messina. Cornicioni caduti, gente in strada, ma non si registra fortunatamente nessuna vittima. Ci aggiorna su tutto Barbara Masulli. Questo video è girato con un cellulare, ma si vedono chiaramente due lampadari che oscillano. Il terremoto ha svegliato Catania alle 2.34 ed è stato avvertito in tutta la Sicilia orientale. Magnitudo 4.8, epicentro qui, a 2 chilometri da Santa Maria di Licodia. Poco dopo, una nuova scossa, più leggera, ha fatto tremare il comune di Biancavilla. Stavo dormendo, dobbiamo fare tutta una cosa fenomenale, una cosa fortissima. Intanto, abbiamo avuto paura e siamo scappati fuori all'aria aperta. In molti hanno preferito trascorrere la notte in auto, 40 persone sono finite in ospedale per panico o ferite lievi. Alcune vie sono state chiuse, come vedete, in seguito allo sbriciolamento di alcuni cornicioni ci sono case e chiese danneggiate. E subito entrando ho visto i calcinacci e ho avvisato la protezione civile affinché venissero a fare il sopralluogo per vedere se la chiesa la possa aprire o meno. E mi hanno consigliato di attendere affinché vengano i tecnici per appurare effettivamente il danno. Per il momento dunque la Basilica rimarrà chiusa ed è stato un bene che la scossa si sia verificata di notte perché queste sono giornate con un gran viavai di fedeli vista la festa patronale di San Placido a Biancavilla. Danni importanti anche negli edifici di Santa Maria di Licodia. Quando ci siamo affacciati la prima cosa che abbiamo notato era questo venire giù delle pietre. Avevamo pensato dei ballatoi, dei palazzi Ardizzone nel complesso della struttura museale e così è stato. Insomma, pare che sia il palazzo più danneggiato, magari a seguito di queste piogge così abbondanti. In questi giorni questo ha facilitato il crollo di una parte. Di paura anche in Calabria, dove una straordinaria scarica di pioggia e fulmini si è abbattuta nelle province di Catanzaro e Crotone. Proseguono poi anche le ricerche per trovare il bambino disperso da ieri vicino Lamezia Terme. Il maltempo poi non accenna neanche a diminuire. Marco Bergamaschi. Non si sono mai fermate le ricerche da parte dei vigili del fuoco, affiancati dagli uomini del soccorso alpino e della protezione civile, del piccolo di 2 anni, scomparso giovedì sera insieme alla madre e al fratellino di 7 anni, poi ritrovati morti ieri mattina a San Pietro Lametino, in provincia di Catanzaro, dove l'esondazione di un torrente ha travolto l'auto su cui viaggiava la famiglia. Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe cercato riparo scendendo dall'auto, ma a quel punto sarebbe stata investita dalla piena. L'intera zona è battuta palmo a palmo tra gli alberi sradicati, il materiale di ogni genere trasportato dalla violenza dell'acqua. Ieri sera alla prefettura di Catanzaro un vertice ha fatto il punto sui danni provocati dall'ondata di maltempo in Calabria. La situazione è sotto controllo, ha spiegato il capo della protezione civile Angelo Borrelli, che ha espresso il cordoglio per le vittime e invitato a non abbassare la guardia. Infondate, ha aggiunto, le polemiche sull'allerta meteo che era stata data ed era stata coerente. Noi stiamo lavorando per fare una piattaforma nazionale di allertamento, supportare i sindaci con una gestione centralizzata, ma bisogna partire dalla pianificazione di protezione civile che deve essere aggiornata, deve essere su base cartografica, dobbiamo automatizzare dei piani di protezione civile che oggi sono sulla carta o su un CD-ROM. Nella notte nella Ionica Calabrese si sono registrati forti allagamenti e in poche ore i vigili del fuoco hanno dovuto compiere 190 interventi. Se oggi la situazione in Calabria sarà in via di miglioramento, ora l'allerta meteo rossa si sposta sulle zone della Puglia meridionale.
La politica, cambiamo argomento, con la manovra finanziaria, manovra bocciata dall'Unione Europea, che con una lettera inviata al Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha espresso seria preoccupazione sul deficit, ma il governo giallo-verde, per bocca del vice premier Luigi Di Maio, non arretra. Ce lo aspettavamo, ha detto, ma non c'è un piano B. Sentiamo ancora allora Nicola Ferrante. Europa boccia la manovra italiana, ecco la lettera in cui si esprime seria preoccupazione per le decisioni sul deficit nel nostro paese. Nel testo, come vedete, si ripercorrono i punti percentuali previsti dalla nota di aggiornamento al DEF, 2,4 nel 2019 per poi scendere al 2,1 e all'1,8%. Ma tali previsioni, si legge, deviano dal percorso di convergenza annunciato dall'Italia. Palazzo Chigi minimizza, spiega che non c'è stata nessuna bocciatura perché il confronto non è stato neppure avviato. Ed effettivamente non è usuale che l'Europa invii raccomandazioni prima che ci sia la verifica ufficiale da parte degli organi europei. Verifica, lo ricorda la stessa lettera, che è fissata per metà mese, dunque qualunque passo formale arriverà soltanto dopo tale data. Insomma, una sorta di avvertimento preventivo indirizzato direttamente al ministro Tria, a firma del vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis e dal commissario europeo per gli affari economici Moscovici. Ma quest'ultimatum a cambiare politiche economiche è soltanto l'ultimo passo di una settimana di critiche aperte da parte dell'Europa all'Italia. Il ministro Tria si è detto comunque ottimista sulla lunga trattativa da sviluppare adesso con la Commissione sul piano tecnico e con i ministri dell'Eurogruppo per la fase decisionale, perché, ha spiegato, è una manovra che aumenta il deficit solo moderatamente, consentendo di far scendere comunque il rapporto deficit-PIL nei prossimi 4 anni. Più tasse per tutti, la reazione invece delle opposizioni. L'allarme arriva però anche dai sindacati e riguarda il pubblico impiego, perché nel testo della manovra non si fa alcun accenno al rinnovo del contratto per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici in scadenza a fine anno. E continuano le polemiche dopo la scelta del Consiglio Comunale di Verona di riconoscere la città a favore della vita e finanziare per questo associazioni cattoliche contrarie all'aborto. La mozione presentata dalla Lega ha ricevuto molti voti favorevoli, tra cui quello del capogruppo del PD al Consiglio Comunale. Oggi il senatore leghista Simone Pillon è tornato sull'argomento. Non capisco davvero perché indignarsi, ha detto, sulla decisione del Comune di Verona di aiutare le donne in difficoltà a proseguire la gravidanza. La cronaca adesso, ieri sera intorno alle 23, paura per gli abitanti del quartiere di Fuorigrotta a Napoli, hanno sentito esplodere alcuni colpi di pistola, una stesa, dicono i carabinieri, ma un anziano impaurito si è ferito mentre fuggiva. Marco Caiano. In strada a Napoli si spara ancora contro le auto e le finestre. Questa azione violenta, portata a termine soprattutto da giovani e giovanissimi camorristi, ha preso il nome di stesa, vale a dire una serie di proiettili esplosi in qualsiasi direzione che possono colpire tutto e niente. Ormai, quando si sentono i motorini scorrazzare e gli spari, la gente che abita ai piani bassi scappa lontano dalle finestre per evitare di essere presa da un colpo di rimbalzo. Ieri un uomo è rimasto ferito per lanciarsi lontano dal balcone, urtando contro un mobile del suo salotto. Il 64enne si è ferito da solo, ma per qualche ora si è creduto fosse stato colpito da un proiettile. È successo a Fuorigrotta, proprio di fronte allo Stadio San Paolo. L'ennesima stesa, l'ultima in ordine di tempo, una decina da inizio settembre, in tutti i quartieri della città, dal centro storico alla periferia più estrema, alle quali il ministro Salvini, a Napoli martedì, ha detto che metterà fine, cercando i camorristi, casa per casa, con 150 agenti in più, che presto invierà in città. Sono state travolte e uccise la notte scorsa da un'auto mentre percorrevano a piedi la strada provinciale 2, siamo nei pressi di Bellusco in provincia di Monza, due persone alla guida della vettura che li ha travolti, una ragazza di 21 anni che è stata soccorsa in stato di shock. Le vittime, come dicevamo, sono due, si tratta di due marocchini domiciliati nel milanese, erano stati fermati poco prima da una pattuglia della polizia in evidente stato di ebbrezza. Un loro amico sopravvissuto è stato rintracciato dai carabinieri, adesso potrà fornire i dettagli di quanto accaduto.
All'estero adesso, in Brasile, dove è tutto pronto per le elezioni presidenziali. Domani cittadini al voto per eleggere il successore di Temer a guidare i sondaggi. Per ora ci sono Fernando Haddad, candidato del Partito dei Lavoratori, e soprattutto Jair Bolsonaro, esponente di una estrema destra, in testa ai sondaggi. Marco Burini. Chi prenderà la guida del Brasile? Domani si vota per le presidenziali e in testa ai sondaggi, con oltre il 30%, c'è Jair Bolsonaro, il candidato dell'estrema destra che nelle ultime ore ha staccato di parecchi punti quello della sinistra, Fernando Haddad, che nel Partito dei Lavoratori ha preso il posto di Lula, l'ex presidente in carcere per una condanna a 12 anni per corruzione, che ha rinunciato a candidarsi malgrado una popolarità ancora forte. I candidati sono 13 in tutto, tra cui due donne. Ma sono Bolsonaro e Haddad, ex sindaco di San Paolo poco conosciuto altrove, destinati al ballottaggio del 28 ottobre. A meno che Bolsonaro non faccia il botto e vinca subito. Una possibilità che spaventa molti. Soprattutto le donne sono scese in piazza per protestare contro l'ex militare che rimpiange il ventennio della dittatura e usa parole violente contro le minoranze. Una volta ha detto una parlamentare che non valeva neanche la pena stuprarla. Un'altra ha detto che un figlio è gay per mancanza di botte e ha equiparato l'omosessualità alla pedofilia. Bolsonaro dice di ammirare Trump e come lui ha cavalcato il malcontento dei cittadini per la politica, anzi per governanti corrotti e inaffidabili. L'inchiesta Lava Jato ha messo in luce una rete enorme di tangenti all'ombra del gigante Petrobras, la compagnia petrolifera di Stato. I mondiali di calcio del 2014 e le Olimpiadi del 2016 dovevano consacrare il Brasile, che invece è finito in recessione, meno 7% la crescita in due anni, pagata soprattutto dalla classe media, quella che si era formata durante l'epoca di Lula. Crisi sociale e democratica sulla quale è piombato Bolsonaro, di formazione cattolica ma poi approdato alla galassia evangelica che lo sostiene, malgrado uno stile che certo non ricorda il Vangelo. In compenso, la coltellata che si è preso durante un comizio, un mese fa, gli ha dato l'aureola del martire, che in queste ore, negli ultimi dibattiti, non si fa vedere e pregusta la vittoria. Seggi aperti anche in Romania, ma per il referendum costituzionale ai cittadini è chiesto di votare la modifica che cambia la definizione di famiglia in unione matrimoniale tra uomo e donna per evitare futuri provvedimenti su unioni omosessuali. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo. La Romania al voto per vietare le unioni tra omosessuali. Il paese di Dracula ha organizzato addirittura un referendum costituzionale con i seggi aperti oggi e domani. I risultati si conosceranno lunedì, per essere sicura che la Costituzione non possa essere interpretata in maniera equivoca. La norma attualmente dice che sono permessi solo i matrimoni tra coniugi. I promotori del referendum vogliono che diventi sono permessi solo i matrimoni tra uomo e donna a cui è affidata la crescita e l'educazione dei figli. Si vuole in tal modo impedire ogni ipotesi di proposta di unione omosessuale. Tra l'altro, le nozze gay sono già vietate per legge ordinaria e l'inserimento del codicillo in Costituzione è un modo per renderle impossibili anche per il futuro. La consultazione, che dovrebbe vedere una larga vittoria del fronte anti-unioni omosessuali, secondo i sondaggi, è stata approvata nelle scorse settimane dal Senato a Bucarest, dopo che 3 milioni di cittadini avevano firmato una petizione chiedendo l'emendamento costituzionale e la consulta rumena aveva successivamente dato il suo via libera. Per la validità del referendum è richiesta un'affluenza alle urne di almeno il 30%. Favorevole all'emendamento si è mostrato, anche se non si è mai dichiarato espressamente, il governo della premier socialdemocratica Viorila Dancila. La premier ha anche risposto picche alle critiche arrivate dagli altri leader socialisti europei, chiarendo che il governo guarderà da spettatore il referendum, ma non si può opporre alla volontà popolare. Fortissimo l'impegno della Chiesa ortodossa romena nella battaglia referendaria. Nel mondo della musica lirica è morta a 85 anni la soprano Montserrat Caballé. Si trovava all'ospedale di San Pau di Barcellona, dove era stata ricoverata a metà di settembre per l'aggravarsi di una malattia con cui combatteva da tempo. I funerali dell'artista, una figura di spicco dell'opera internazionale, si terranno lunedì prossimo a mezzogiorno all'obitorio del distretto di Les Corts a Barcellona. Giorno di riposo oggi, invece cambiamo argomento, per i vescovi che presiedono il sinodo sui giovani. Nel pomeriggio in programma c'è tuttavia l'incontro di Papa Francesco e dei padri sinodali
con i ragazzi, lo vediamo in grafica, appuntamento alle 16.45 su TV 2000, che trasmetterà in diretta uno speciale TG 2000 con l'incontro e la cerimonia. E questa era l'ultima notizia, ora è il momento di C'è Spazio Next, la nuova rubrica di Letizia Davoli che ogni sabato ci porterà tra le stelle. Il prossimo appuntamento, come detto, con lo speciale TG 2000 alle 16.45. Grazie per averci seguito, buon proseguimento.